Più di 1.300 brand espositori che presentano novità e tendenze nel mondo dell'oro e del gioiello. In fiera a Vicenza sold out e già moltissimi visitatori a Vicenza Oro January, che si tiene parallelamente al Salone delle Tecnologie per l'Oreficeria e alla Fiera della Gioielleria d'Epoca. All'inaugurazione il presidente del Veneto Luca Zaia e il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso. Ma questa è una fiera leader, 1.300 espositori, il 50% dei quali sono stranieri. Non dimentichiamo che comunque questa località, questo territorio veneto dà molto a questo comparto, visto considerato che solo l'export vale 1.700.000.000 sui 5 miliardi a livello nazionale. Stiamo parlando di una fiera che avrà almeno 130 paesi presenti e questa Vicenza, questo distretto degli orafi, della gioielleria, ma è anche un'altra eccellenza del Veneto. L'abbiamo visto anche dalle code, no? Che c'è tanta gente. Ma direi di sì, e che poi è la risposta a quello che sono stati mesi di privazione, di segregazione rispetto a quello che è accaduto con il Covid. Direi che oggi questa è la risposta migliore. Quali segnali arrivano? Beh, una fiera importante non solo per questo distretto, certamente per le imprese che lavorano in tutta la filiera, che sono una punta di eccellenza del Made in Italy, ma io dico in generale per l'industria italiana, per quel Made in Italy che noi abbiamo voluto riaffermare con forza sin dalla denominazione del Ministero, che oggi si chiama Ministero delle Imprese e del Made in Italy, perché siamo coscienti, e questo è l'avanguardia dell'intera produzione italiana, e per questo lo sosterremo. Abbiamo messo nuove misure nella legge finanziaria, un fondo straordinario per la promozione delle filiere industriali del Made in Italy, un collegato alla legge finanziaria per la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy, che sarà realizzato nelle prossime settimane in Parlamento.